Bussia Coscienza è il nuovo disco di Gabriella Lucia Grasso, cantautrice catanese. Un disco nel quale compare la collaborazione di Carmen Consoli, per la quale Gabriella ha aperto e sta aprendo alcune delle date del tour. È venuta a trovarci nei nostri studi per parlarci del suo disco, appunto, e delle sue influenze musicali e di molto altro. L'intervista è di Leonardo Follieri. Lo pazzo di cialo saggio, capaci non ci ne manca bene. La copertina di Bussia Coscienza rappresenta l'amore a tutto tondo, perché raffigura appunto l'abbraccio, e l'abbraccio è la rappresentazione primordiale di quello che è la forma d'amore, e quindi mi ha ispirato questa cosa, mi è piaciuta, e anche all'interno del disco ci sono un sacco di abbracci diversi con tanti amici, tante persone a me molto care. Beh, sicuramente è un lavoro in cui traspare l'identità femminile, perché è un momento anche importante storico, perché io sono donna e quindi in qualche modo racconto anche quelle che sono le vicissitudini e il nostro sentire, un sentire che è il nostro e quindi non è uguale agli altri. Mi piace pensare al disco in modo al femminile, non so come dire. Chi influenza la mia scrittura a livello musicale? Io sono cresciuta con Edith Piaf, sono cresciuta col jazz, poi ho scoperto Anni Franco, ma in realtà l'influenza è proprio come l'influenza, è una cosa che cresce dentro di te pian pianino e poi va a rappresentarsi dentro la tua scrittura, ma non la comandi, è una cosa istintiva, quindi sicuramente questo bagaglio musicale ha contribuito alla scrittura di oggi. La scrittura di oggi non è la scrittura di 15 anni fa, perché il maggiore coinvolgimento è quello emotivo, quindi sì, quello dell'ascolto, però sicuramente quello emotivo delle esperienze che vivi, di quello che pensi, che ami. Cuti ludissi, catai all'assare, a meglio la morte. Il disco ha queste influenze importanti siciliane, quindi è cantato per insomma, il 70% in dialetto siciliano. Perché? Perché è la mia storia, perché io faccio parte di quell'isola meravigliosa che è la Sicilia, perché ci ho vissuto per tanti anni, continuo a viverci, perché è la mia storia, è il mio passato, ciò che mi appartiene. E invece l'influenza con il tango argentino e quindi con l'Argentina è nata un po' grazie a quest'amore per il tango. Lì ho conosciuto questo gentil ragazzo che insomma io chiamo il mio cavalier fidato, che è Denis Marino, che è un grande amico con il quale collaboro ormai da quasi 9 anni. E lì abbiamo cominciato a capire e a sentire che c'erano delle similitudini artistiche, armoniche e melodiche. Abbiamo cominciato a fare una ricerca e cadò che il disco antecedente a Bussia Coscienza è stato in qualche modo l'inizio di questa ricerca, mentre Bussia Coscienza è l'affermazione della ricerca stessa. E lì ci siamo divertiti, lui ha scritto anche le orchestrazioni, insieme a me abbiamo arrangiato l'album, insomma, è stata un'esperienza molto bella da rifare. Cuttia, a tu schifiusa, ti sta scordando mia, pace facemo, ogni caretta mia, saturi l'anima mia, l'amore mio.
Io sono legata a Carmen Consoli perché è una mia carissima amica, e, diciamo che ci lega questo grande amore per la musica, queste risate, queste chiacchierate infinite e là successivamente diventa collaborazione artistica. Diventa collaborazione artistica, quindi all'interno di questo progetto che è Bussia Coscienza abbiamo messo quello che ci lega, quindi la condivisione, l'aggregazione, lo stare insieme, il progettare, sperimentare, la buona tavola, perché la buona tavola da noi è fondamentale, quindi e poi lei ha suonato il basso elettrico su tutti i brani, eccetto Camurria, che è stato suonato da Vincenzo Virgillito, il contrabbasso, e mi ha regalato questo, mi ha fatto questo dono appunto di cantare in Don Pippuzzo, che è un altro brano che fa parte del disco insieme a me. Senza lacrime e senza cannili, do parole gentili, ma ruoto nudo piaciri. Lo sai che sempre l'usuri arresta, dove cori ammucciato dallo sole. Ma le collaborazioni con questi grandi artisti mi hanno arricchita umanamente, artisticamente, la collaborazione, che è quella più importante, con il maestro Albertazzi, sicuramente mi ha regalato la forza di far vedere e mostrare il cuore quando sono sul palco. Lui era molto bravo nel trasmettere questo tipo di insegnamento. È un uomo veramente eccezionale. Grandi ricordi, molto belli, di questa mia parentesi teatrale, perché insomma poi è finita lì, sono rientrata a fare musica perché la musica mi prende di più, mi piace, mi inebria, mi diverte. Non che il teatro non lo facesse, però il teatro è un po' più posato, insomma, di stare lì, devi stare ad ascoltare per ore infinite, quindi è anche molto più disciplinato. Io lo sono, ma non troppo, quindi... Va bene la musica.